E oggi appunto parleremo della malinconia post-ferie nelle pillole di salute, cercheremo di capire perché si sperimenta appunto la malinconia post-ferie, se può, come dire, nascondere anche qualcosa di più profondo e come cercare di, evitare di vivere questa tristezza dopo un periodo ovviamente spensierato e felice come quello delle vacanze. Ne parliamo con la dottoressa Valeria Cani, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa, bentornata su Radio QRS. Buongiorno, buongiorno e a tutti gli ascoltatori, a lei Fabio. Buongiorno, dunque questo sicuramente è parliamo di una sensazione, di un'emozione che tutti noi proviamo almeno una volta nella vita, sin da quando finiscono le vacanze a scuola fino a poi quando finiscono le ferie nel periodo lavorativo. E come prima cosa la domanda forse più banale, ma partiamo da qua, perché si sperimenta la malinconia dopo le ferie? Eh sì, è abbastanza comune la malinconia dopo le ferie, è abbastanza diffusa tra le persone. Non so, per esempio, torniamo dalle ferie e ci sentiamo in difficoltà a riprendere le normali abitudini di vita, no? Sì. Nella routine del lavoro, appunto nella scuola, gli orari. Questo succede perché alle volte ci trapassiamo un po' in ferie, facciamo troppo, troppo in troppo poco tempo. E ci sentiamo stanchi, e molto spesso non ci concediamo il tempo, no? Di arrivare in ferie anche, non soltanto di tornare a casa. Succede che il nostro corpo viene spostato velocemente, viaggiamo in auto, in treno, in aereo, sempre in tempi più brevi e percorrendo distanze molto lunghe. In realtà noi arriviamo dopo e ci mettiamo un po' ad arrivare, il corpo arriva e la mente no, il cervello non ci pensiamo mai, ma a tempi di abituazione lunghi e noi invece abbiamo delle pretese, no, da noi stessi e Sì. ci concediamo troppo poco tempo per dare alla nostra mente il tempo di arrivare e Ecco, quindi quindi ci mettiamo tanto ad abituarci. ci mettiamo tanto ad abituarci, ma quindi corpo e mente viaggiano, come dire, a due velocità diverse. E come cercare di far coincidere queste due velocità? Come far viaggiare corpo e mente insieme? Allora, come dicevamo, bisogna concedersi il tempo. Ognuno di noi ha bisogno di tempi diversi per abituarsi, per adattarsi. In realtà tutto questo fa parte del grosso tema del cambiamento, è un tema comune, ma tanto comune quanto insidioso. Cambiare, cioè cambiare nella vita, intendo, è assolutamente indispensabile, ma anche assolutamente difficile. Per cui, come quando cambiamo, insomma, magari ecco, andiamo in vacanza, ci buttiamo a capofitto in maratone di attività, Sì. escursioni, mangiate e quindi sottoponiamo corpo e mente a sforzi eccessivi. Il rientro idem ci fa ritrovare troppo in fretta in un'altra realtà e quindi diventa utile darsi il tempo, ascoltarsi e davvero cercare di capire quanto tempo abbiamo bisogno per arrivare. Ecco, quindi come dire, quasi far mantecare le proprie emozioni, far darsi il tempo di capire come stiamo e di riadattarci o al momento di vacanza che viviamo magari per una, due, tre settimane e poi ovviamente al ritorno alla vita di tutti i giorni. Ma in che modo questo stato d'animo, questa malinconia post-ferie può influire sulla nostra vita personale e poi magari le chiedo anche sui rapporti interpersonali? Eh sì, certamente, influisce, siamo a disagio, siamo disorientati, avvertiamo anche uno stato d'ansia, no? Oltre che uno stato di malinconia e quindi ci sentiamo stanchi, demotivati assolutamente, abbiamo un calo generale e questo certo influisce negativamente sia nella produttività lavorativa sia nella vita scolastica e anche nelle relazioni familiari. Abbiamo infatti un picco di richieste purtroppo di separazione nel mese di settembre. Addirittura. Questo è certo, non, sicuramente non dipende dalla malinconia del rientro post-ferie, però Sì. diciamo che influisce. Ecco, tutto questo, ritornando al discorso, si può così iniziare a risolvere dandosi il tempo, ascoltandosi e pensando proprio
di darsi quello di cui avevo bisogno per riprendere il nostro equilibrio, che è quello che ci serve per andare avanti. Ecco, la malinconia post-ferie però, dottoressa, in qualche modo può nascondere anche qualcosa di più profondo che noi magari sperimentiamo e viviamo nella nostra vita di tutti i giorni, e magari anche nella vita di tutti i giorni non abbiamo il tempo di capire cosa ci sia sotto, poi arriva con maggior vigore, con più forza, proprio dopo le ferie e dobbiamo cercare di risolverlo. Insomma, nasconde, può nascondere anche qualcosa di un po' più profondo questa malinconia? Potrebbe darsi, un piccolo discorso andrebbe fatto a parte nel momento in cui una persona magari avverte questo senso di malinconia, però non è riconducibile solo al rientro dalle ferie, dalle vacanze, perché magari si tratta di un vero e proprio stato depressivo, quindi è da trattare coi dovuti modi, insomma, può essere uno stato depressivo di base accentuato dal rientro dalle ferie. Si accorge che c'è qualcosa che non va e si va a indagare e c'era qualcosa già da prima. Ecco, questo va assolutamente distinto, non è una cosa del momento, ma magari qualcosa che fa parte proprio della personalità di un individuo, certo. Ecco, e quindi da questo punto di vista dobbiamo forse conoscerci un po' di più, dobbiamo imparare a conoscerci un po' di più. Di sicuro questo è il primo consiglio che possiamo dare, sia che viviamo il periodo vacanziero, sia che torniamo, sia che viviamo la vita di tutti i giorni. Forse ci conosciamo ancora poco e siamo poco abituati a farci domande su noi stessi. Assolutamente sì, certo, questa è la base sempre. Ecco, ma un'altra domanda, dottoressa, molte persone magari hanno lasciato la propria terra d'origine per recarsi a lavorare al nord oppure all'estero, insomma, e poi tornano per le feste comandate, che sia Natale o che sia la vacanza estiva nella propria terra d'origine. Ecco, una volta che poi si abbandona di nuovo, in qualche modo si può sperimentare una malinconia un po' più forte, quella che i portoghesi, i brasiliani chiamano saudagi, quindi per fare un po' il poliglotta, ma ecco, questo abbandonare di nuovo la terra natia può aumentare la tristezza, la malinconia che si sperimenta una volta tornati al lavoro? Sì, certo. Allora, qui alla base c'è una grande differenza da considerare, che è la differenza tra le persone che hanno lasciato la propria terra d'origine, ad esempio per scelta, oppure quelle che l'hanno lasciata per necessità, perché sono state costrette per lavoro, e quindi bisogna considerare la differenza tra quelli che vanno via dalla loro terra per sempre, quindi fanno proprio una scelta definitiva, radicale nella propria vita, oppure quelli che vanno via sapendo di tornare, per esempio quando saranno in pensione, no? Sì. Quindi, ecco, dipende un po' dallo spirito con cui si fanno le vacanze tornando alla città natale, al paese natale. Quando le ferie finiscono, il rientro può essere vissuto come un distacco doloroso dall'appartenenza alle proprie radici, un ulteriore distacco. Però è altrettanto possibile portare dentro di sé il nostro senso di appartenenza al paese di nascita e quindi viverci orgogliosamente in un'altra città, pensando che comunque le nostre radici sono là. Questo, certo, c'è questa differenza da tenere in considerazione. Ecco, ma oltre i fattori, come dire, psicologici, il rientro al lavoro, non aver voglia di tornare a lavorare al proprio tran tran quotidiano, l'essere più felici in vacanze, quindi sperimentare una volta tornati la malinconia, può essere anche enfatizzato un po' da qualche fattore ambientale che magari proprio durante la vacanza viviamo, qualche cosa che troviamo nel luogo che abbiamo raggiunto e poi ci portiamo dietro e continuiamo a portarci dietro? Certo, allora ci sono fattori ambientali assolutamente evidenti, ad esempio affrontare il cambiamento di fuso orario, il famoso jet lag. Questo influisce assolutamente sul disorientamento e la depressione, anche per esempio le abitudini alimentari o, come dicevamo, di comportamento. Anche qui bisognerebbe organizzare il rientro da un viaggio in modo da dare a noi stessi il tempo che ci serve per rientrare e riprendere le abitudini di vita. Consideriamo poi che di solito la fine delle nostre ferie, delle nostre vacanze, coincide
con le giornate che si accorciano, quindi luce in meno, come sappiamo, così, aiuta un po' la malinconia ad arrivare. Oppure a settembre cominciano le giornate di pioggia e quindi la malinconia arriva. C'è anche da dire che la nostra vita di oggi ci fa fare vacanze troppo brevi. Persone che fanno vacanze di una settimana, caspita, è più uno stress che una vacanza alla fine, no? Assolutamente sì, il fatto di dover preparare il viaggio, il fatto di effettuare il viaggio dell'andata e poi dopo 5-6 giorni massimo affrontare un nuovo viaggio, un nuovo fare e disfare i bagagli, sicuramente è qualcosa di un po' complicato. Ecco, quindi proprio questo tema mi pare molto interessante. Forse abbiamo poco tempo per abituarci al periodo di ferie, insomma la nostra mente e il nostro corpo sappiamo già che viaggiano a due velocità diverse, però ovviamente avere solo una settimana magari per esempio di ferie acuisce questo tipo di problema, non abbiamo il tempo di abituarci. Sì, non aiuta, la mancanza di tempo che è quello che noi non concediamo proprio a noi stessi, volendo si potrebbe insomma anche semplicemente ascoltandoci e regalarci un giorno in più. Beh, sì. Aiuterebbe molto a vivere meglio sia le vacanze sia il rientro dalle nostre ferie. Assolutamente. E infine, dottoressa, per come dire, tirare le fila di tutto quello che ci siamo detti, in che modo, ci sono dei consigli, ha dei consigli da dare ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori per evitare questo tipo di malinconia? Forse insomma vivere anche il rientro più serenamente, bisogna vivere più serenamente le stesse vacanze? Ma allora, quello che mi viene in mente come suggerimento è stare in vacanza. Quando si è in vacanza bisognerebbe proprio godersi il nostro viaggio, la nostra vacanza, non strafare per forza e darsi il tempo, starci proprio dove si è, cioè spiaggia casa, casa spiaggia, va benissimo, capire quello di cui abbiamo veramente bisogno per riprenderci le nostre abitudini e poi, piuttosto importante, accettare anche che un briciolino di malinconia post-ferie ci sta. Accettiamo che per qualche giorno ci sentiamo un pochino confusi, un pochino disorientati, siamo stati in vacanza, ok, siamo rientrati, ok, siamo un pochino così, ok, ecco questo mi viene da suggerire. Insomma, accettarsi e accettare anche questi piccoli sentimenti di malinconia e tristezza. Un'ultima cosa, proprio perché mi ha fatto venire in mente questa domanda mentre rispondeva all'ultima, ma è importante durante le vacanze, magari diamo anche questo consiglio non solo per chi è rientrato, per chi rientrerà a breve, ma per chi partirà fra poco, è importante durante le vacanze staccare tutto, cioè come dire, evitare di pensare al lavoro, anche in questo modo poi al rientro si può migliorare il proprio stato d'animo? Ma allora, anche qui bisogna un po' vedere come ce la viviamo singolarmente. Ci sono persone che preferiscono sentire l'ufficio ogni tanto, così per essere tranquillizzate, magari ci sono le persone che vogliono avere un pochino il controllo, no, di come sta andando al lavoro, oppure di modo insomma da riprendere il filo quando rientrano, oppure ci sono le persone che preferiscono invece staccare. Dipende proprio da come ce la viviamo, come viviamo la nostra vita, quindi come sempre bisogna ascoltarsi e sentire che cosa ci fa stare bene. Questo sicuramente è la strada migliore. Ecco, quindi conoscersi nel miglior modo possibile. Sembra un consiglio banale, ma molti di noi magari non conoscono ancora se stessi, non riescono in qualche modo a decifrare ogni singolo sentimento e ogni singola esperienza che si vive. Dottoressa, io la ringrazio molto per i suoi consigli e per essere stata con noi questa mattina a Buongiorno in Farmacia su Radio QRS. Io le auguro una buona vacanza, un buon rientro e ci risentiamo presto. Grazie mille e saluti a tutti quelli che sono rientrati dalle ferie. Grazie.
Grazie ancora alla dottoressa Valeria Cani, psicologa e psicoterapeuta. Con lei abbiamo parlato appunto della malinconia post-ferie. Tanti consigli per chi è rientrato, per chi magari a giorni rientrerà, e anche dei consigli per chi ancora deve partire, perché abbiamo visto che la malinconia, la tristezza che viene dopo il periodo di vacanza, di spensieratezza, di tutti quegli impegni che abbiamo di solito nei giorni di lavoro abbandonati e lasciati a casa, parte anche da un vivere in maniera appropriata, in maniera davvero rilassante e davvero concedendosi del tempo per se stessi, delle vacanze. Certo, è anche normale poi, come diceva la dottoressa, sperimentare un po' di tristezza di tanto in tanto quando si torna dalle vacanze. D'altronde è un periodo eccezionale durante l'anno, e proprio questa eccezionalità ci fa vivere delle emozioni che non siamo abituati a vivere. La prima regola, il primo consiglio, tuttavia, è sempre conoscere bene se stessi e prendersi del tempo per conoscere se stessi e per vivere le vacanze senza voler strafare, senza voler riempire quella settimana, quelle 2 settimane, 3 settimane più fortunati di tempo che si ha per se stessi, di troppe cose da fare, e poi ovviamente di vivere, come dire, una vacanza come un secondo lavoro, trovare del tempo per se stessi, per rilassarsi e per conoscersi un po' di più e un po' più profondamente. Con questo chiudiamo le nostre pillole di salute di oggi.